Un evento di quelli che lasciano il segno. Il Focus, organizzato dal Lance di Teramo, che evidentemente in tanti aspettavano, vista la massiccia partecipazione che ha riempito anche l'immenso auditorium dell'Università di Teramo. Non solo gli addetti ai lavori, ma anche di tutte le cariche istituzionali abruzzesi. Ci deve essere un atteggiamento proattivo ad opera di chi gestisce la procedura. L'argomento è topico ed emergente, la ricostruzione post-sisma e le normative delle procedure che regolano il processo per l'accesso ai finanziamenti. Al microfono il presidente dell'ANCE di Teramo, Raffaele Falone. È un argomento importantissimo che l'ANCE ha portato in questo convegno, una grande risposta. Una grande risposta perché comunque è un argomento molto, molto sentito, importante. E abbiamo pensato di organizzarlo, l'ANCE, l'Associazione Costruttori di Teramo, insieme agli ordini professionali della provincia di Teramo, gli ingegneri, gli architetti, i geometri e anche gli amministratori condominio, perché loro, tutti noi, siamo i principali attori nella gestione di questo terremoto. Una gestione che va fatta in maniera seria e responsabile, perché come ho detto precedentemente la cosa più importante non è quella di far partire i lavori e finirli, la cosa più importante è quella di far rientrare le persone a casa per evitare che il centro Italia cambi la sua situazione geografica, sociale ed economica. Un'iniziativa di cui c'era un gran bisogno e sono particolarmente grato all'ANCE Teramo per aver scelto l'università per organizzare questo incontro di lavoro. Ce n'era un gran bisogno e ce n'è un gran bisogno perché le sfide che attendono l'intera comunità teramana sono tante. La comunità teramana è stata colpita da tutti gli eventi possibili, dal terremoto alla grande nevicata ad altre forme di calamità, e credo che a queste calamità bisogna reagire offrendo il massimo dell'impegno e offrendolo anche in sinergia. La ricostruzione privata è un argomento, diciamo, il primo argomento oggi all'ordine del giorno del nostro territorio, anche perché vi è la necessità di muoversi e, come ho detto, di essere molto veloci nella ricostruzione. Per questo c'è bisogno di una sinergia tra la macchina burocratica, gli organi politici e anche le strutture commissariali. Io spero che si recuperi un po' di tempo che, diciamo, non dico abbiamo perso, ma abbiamo utilizzato per mettere su tutta la macchina, e si proceda rapidamente sia ai lavori e anche all'intercettazione delle risorse. Poco fa c'è stata, come sapete tutti, un'ulteriore scossa a pizzoli di 3.9, 4.3, adesso, come accade sempre, non si sa bene ancora qual è stata la magnitudo, però vi dico che già la terra umana si sta riempiendo di persone che se ne vanno. Sindaco, un'iniziativa dell'ANCE per questa problematica che purtroppo è presentissima. Ma complimenti all'ANCE per aver organizzato un congresso di questo livello, dove ci sono tutti gli ordini, dove ci sono tante imprese, tante aziende, dove ci sono i sindaci, dove ci sono gli amministratori e dove ci sono anche, diciamo, i portatori di interesse. Quindi complimenti, è un'iniziativa necessaria. Necessaria perché dobbiamo partire con la ricostruzione privata, dobbiamo partire anche con quella pubblica, ma è più importante la ricostruzione privata, perché oramai siamo arrivati a quasi 5.000 sfollati, gente che vuole tornare nelle proprie case, un patrimonio ATER che non c'è più. Bisogna darsi da fare, bisogna partire subito, dobbiamo fare gioco di squadra, non serve puntare il dito su quello, la colpa è di quello, non ha senso in questo momento. Tra l'altro la scossa di oggi
riapre purtroppo una storia che abbiamo già vissuto, una scossa non fortissima ma che i cittadini hanno sentito e che purtroppo sta già determinando in queste ore un nuovo esodo, perché tanti cittadini teramani stanno pensando di riaprire la casa al mare anticipatamente perché hanno paura. Siamo in una situazione in continua tensione per quanto riguarda l'ultimo terremoto. Le situazioni che sono successe hanno prodotto difficoltà grandi al nostro territorio, difficoltà di carattere economico. Nei 16 comuni del cratere, dovete sapere, abbiamo 10.000 imprese che hanno la loro sede all'interno del cratere. Queste imprese occupano quasi 20.000 addetti, quindi capite bene che quasi un terzo della nostra imprenditoria provinciale ha sede all'interno del cratere. Noi come Camera di Commercio siamo venuti a portare il saluto, ma anche un contributo di idee, di progettualità. Già l'abbiamo dato in passato mettendo in piedi un tavolo tecnico delle associazioni imprenditoriali, dove questo tavolo ha elaborato un programma, un progetto che è stato poi fatto proprio dalla provincia, è diventato il documento unico della provincia di Teramo insieme agli enti e alle associazioni imprenditoriali. È stato fatto proprio dal Ministero e se oggi abbiamo avuto norme, decreti, credo che sia frutto anche di un lavoro collegiale fatto a più mani insieme agli imprenditori, insieme alle forze politiche. La Camera nelle prossime settimane si muoverà sempre per quanto riguarda questo argomento, mettendo in piedi il tavolo, perché vogliamo insieme all'ANCE, insieme ai professionisti, ma insieme a tutte le associazioni imprenditoriali, essere gli attori principali di una ripartenza di questo territorio che oggi sta soffrendo. Io vorrei che questa giornata, nel rapporto che c'è tra chi parla e chi ascolta, tra chi porrà domande dopo scontato e chi risponderà alle domande, ognuno di voi possa tornare nei propri luoghi di lavoro, di amministrazione, con un supplemento di conoscenza, di consapevolezza e anche con un chiarimento sulle questioni complesse che di sicuro avete davanti a voi. Ma intanto dobbiamo mettere in evidenza che il potenziale di ricostruzione a seguito della tragedia del terremoto che ha colpito le quattro regioni per l'Abruzzo ha una consistenza di opere da attivare pari almeno a 1 miliardo di euro. Per questo ci vogliono procedure spedite, ci vuole expertise amministrativa e ci vuole la specialità di un ufficio a livello centrale che supporti poi gli uffici anche comunali. C'è bisogno di una grande alleanza con le imprese, con l'associazione delle imprese, con gli ordini professionali, con le proprietà delle abitazioni delle imprese danneggiate. Noi come regione siamo pronti anche come figura subcommissariale. Voglio mettere in evidenza che dobbiamo superare ogni profilo burocratico, essere quasi imprenditoriali nella gestione delle procedure e organizzare molta velocità, perché se si ricostruisce in breve tempo ha un valore, se si ricostruisce con tanti anni ha un altro valore. Siamo ad una dotazione normativa di straordinario significato per quanto riguarda la copertura finanziaria e per quanto riguarda la copertura di tutto ciò che è stato danneggiato. Questa è una normativa che possiamo dire determina la decraterizzazione del terremoto, che si ricostruisce dovunque c'è il danno, con particolare riguardo ai comuni del cratere sismico. Si supporta la ripresa di ogni attività economica, c'è il riconoscimento dei danni indiretti, c'è la zona franca fiscale. Insomma, stiamo lavorando anche a concepire una norma che faciliti il rispetto delle imprese locali per quanto riguarda la contrattualistica. Abbiamo bisogno però che gli uffici si alleino. Io come subcommissario, come vicecommissario di Errani, farò in modo che ci sia piena delega agli uffici comunali per quanto riguarda la definizione del titolo della ricostruzione abitativa. Io ci credo a questo, vedo sindaci determinati, ma vedo anche un clima di collaborazione con l'ANCE, le imprese e gli ordini professionali. Do una notizia agli imprenditori, io spero che Errani concluda, soprattutto lui ci sta lavorando con la sua perspicacia, con la sua straordinaria intelligenza esperienziale, nel trovare una norma, questo è nettare per le imprese, nel trovare la modalità di concepire una norma, guardo soprattutto a quelli dell'ANCE che riconosco io, non ne conosco tutti, ma alcuni li riconosco, nel trovare la fattezza di una norma che faccia salve
alcune contrattualizzazioni prediligendo i locali. Buone notizie dal governatore, ha detto che ci sono i fondi, però che bisogna accelerare i procedimenti burocratici. Certo, noi vigiliamo da sempre, dal 2009, l'andamento della ricostruzione, che quello del 2009 ci ha profondamente deluso, perché solo il 20% degli edifici è stato ricostruito. Ci auguriamo che quello del 2016 venga gestito in maniera molto più efficace. Per fare ciò abbiamo preso contatti in maniera rapida con l'ufficio speciale della ricostruzione per iniziare a collaborare e già segnalare i nostri punti di vista, e ci siamo anche permessi di dare qualche consiglio, visto che comunque ormai questa associazione Lance ha già un'esperienza, quella maturata dal sisma 2009. Come procederete come ufficio della ricostruzione? L'ufficio opera con continuità e quindi il pubblico è accolto ogni giorno in cui l'ufficio è aperto. Circa le procedure, la procedura come oggi rappresentiamo è esclusivamente telematica, è esclusivamente online. Via la carta, non ammetteremo nessuna domanda cartacea né in termini di presentazione né in termini di comunicazione da parte dell'ufficio all'utenza o al libero professionista, ovvero i professionisti che presenteranno le pratiche di domanda saranno appunto trasmesse telematicamente a mezzo PEC e le stesse saranno trattate come appunto dicevo digitalmente attraverso la procedura telematica del MUDE. Il MUDE è il nostro programma gestionale. Presentata la pratica si biforcherà. La pratica sarà accolta dal comune competente per territorio, che prevederà la sua istruttoria e quindi alla comunicazione, all'emissione del titolo abilitativo e alla comunicazione all'ufficio speciale per la ricostruzione, che in parallelo avrà modo di fare una prima checklist di istruttoria e poi di definire appunto il decreto di concessione del contributo, appunto, in cui sfocia la chiusura della pratica. Come dire, salutare con favore questa iniziativa del Lance sul tema che oggi si andrà a discutere, che è un tema per il nostro territorio molto sentito. E devo anche ringraziarlo per questa rinnovata sinergia che sta in qualche maniera ricercando anche con gli ordini professionali. Spero che unitamente, insieme, si riesca ad affrontare in qualche modo a semplificare la massa di problemi e di criticità che l'evento sismico comunque ha determinato nel nostro territorio. E quindi l'Ordine degli Architetti, che chiaramente hanno a cuore la salvaguardia dei nostri paesaggi, del nostro territorio, sta provando a dispiegare tutte le energie possibili a mettere in campo affinché si sensibilizzi le istituzioni, e siamo fattivamente al servizio per qualunque iniziativa a cui possiamo partecipare e che possa dare una soluzione a queste problematiche. È la prima di una serie di importanti iniziative che ci devono vedere insieme il mondo delle imprese, il mondo dei professionisti, l'associazione dei condomini, perché insieme dobbiamo superare queste difficoltà, ce ne sono, e questo oggi è un momento per confrontarci, per superare questo, a cui seguirà altri tavoli, altri incontri, perché dobbiamo farle in tempi brevi, con mezzi idonei, e dare un prodotto di qualità a questo territorio. Uscendo dall'argomento odierno, poco fa una scossa, da tecnico cosa vuole dire ai suoi concittadini? Noi dobbiamo convivere con queste cose, il terremoto non ci avverte, non lo viviamo di riflesso, oggi è l'ennesima dimostrazione di una scossa molto breve ma abbastanza importante, siamo nel range in cui non ci dobbiamo preoccupare più di tanto, perché in realtà le strutture si sono comportate bene, si stanno comportando bene, non siamo area epicentrale, quindi dobbiamo vivere con tranquillità. Noi come amministratori di condominio approfittiamo di questo intervento che ci è stato permesso dal Lance e dal suo presidente per cercare di trovare anche delle risposte alle tante domande che ci vengono fornite, alcune delle quali oggettivamente ancora non sappiamo dare risposte in virtù di quel fisiologico clima di confusione che c'è in un momento in cui un territorio viene colpito dal sisma sostanzialmente.
Vedo che c'è molta affluenza, sono contentissimo della presenza soprattutto dei colleghi, ma in generale anche dei colleghi geometri, che diciamo, hanno dato un notevole apporto sia appena dopo il sisma e tuttora, in quanto noi facciamo parte anche di un nucleo del Dipartimento Civile, della Protezione Civile e della GEPLO, un'associazione nostra dove praticamente ci hanno permesso di, come volontari, di partecipare alla compilazione delle schede AEDES, le schede FAST, e quindi di aiutare il Dipartimento stesso a censire sia gli immobili che gli sfollati. Siamo sempre in prima fila e in prima linea, anche perché il geometra fondamentalmente è un conoscitore del territorio, quindi chi meglio di noi riesce ad avvicinare il cittadino e facilitarne tutte le possibilità che ha in tutti i campi. E noi porteremo avanti questa iniziativa. Appena dopo il sisma perfino abbiamo dato disponibilità a tutti i comuni interessati, per chi avesse bisogno, di farci una comunicazione, e rendevamo gratuitamente il nostro operato. E capisco che la ricostruzione è molto difficile da applicare, e questa fase in questo momento è ancora, siamo in piena emergenza. Non per altro, anche poco tempo fa c'è stata una piccola scossa di terremoto e quindi ti mette sempre in allarme. L'Abruzzo purtroppo ha sofferto il terremoto nelle tre scosse, quella di agosto, di ottobre e di gennaio. L'ufficio della ricostruzione si è insediato da qualche settimana qui a Teramo proprio per seguire da vicino tutte le vicende relative alla ricostruzione. Ringrazio l'ANCE e gli ordini professionali che hanno voluto questa giornata di studio, di approfondimento, di incontro con tutti i tecnici interessati, le amministrazioni comunali, l'amministrazione provinciale e regionale. Abbiamo a disposizione strumenti importanti sia normativi che finanziari. Ovviamente questi strumenti vanno declinati nei nostri territori e soprattutto nella parte montana del nostro territorio che tanto ha sofferto il terremoto. Football.